Ciao, oggi vi farò vedere come ho fatto questo modulo. L'ho chiamato raggi di luna e l'ho chiamato radiale perché ha le raggi, ai raggi. Qua l'ho fatto in varianza normale, quindi come vi spiegherò per fare questo con i raggi colorati, mettete solo un solo colore di Super 2. Praticamente per questo ho bisogno di 4 colori di Super 2, perline di 3 mm, perline di 15-0 Rocaille. Io ho usato qua delle perline, diciamo un tipo di 11-0 di 2 mm irregolari, filo, ago e un cabochon di 18x25 mm, incastonato con 25 con, scusatevi, 52 delica di base. Esco da, guardate, metto il cabochon così. Esco da una delle perline delica di mezzo di questa fila di 3 e fino a quando arrivo più o meno così, metto una dopo l'altro le perline, diciamo 11-0 Rocaille. Io utilizzerò questi irregolari da una all'altra. Ho messo una, sinceramente servirà un'altra. Praticamente li faccio all'occhio, non è che ho una ricetta precisa, precisissima. Ok, una dopo l'altra. Poi salto una, metto un'altra, sempre dello stesso tipo, 11-0. Vedete, già ho iniziato a 2, salto un'altra, una sì, una no, una sì, una no, devo avere 7 spazi. Quindi, una, due e quando arrivo alle 7 mi fermo. Ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adesso metto una ad una tutte le perline mancanti. Lavoro solo con la delica di base, la delica di mezzo di quella fila di 3 della incastonatura. Scusate, è troppo matina. Guardate, faccio tutto il giro. Dopo, come vedete, ho finito qui uno vicino all'altro e qua sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spazi da 2 e qua tutte quante. Metto sul mio filo una 15-0, 2 super 2, io ho preso nere. E un'altra 15-0, entro nella prima. Poi tiro bene il filo per fare queste orecchie di coniglio e metto una 15-0, 2 super 2 bronze. Aspettate, questo non ha il buco. Molto importante, attenzione, perché non tutte hanno il foro. E un'altra 15-0, quindi 15-0, 2 super 2 bronze, un'altra 15-0, entro nella prossima. Come al solito devo fare casini. È impossibile quando faccio un filmino di non fa di non combinare qualcosa. Quindi non lo so come succede. Il mio lavoro fino adesso è così. Poi, certamente 15-0, la terza colore, il terzo colore, nel mio caso cobalt, entro nella prossima. Tiro bene il filo,
Ma non lo so che cosa oggi, perché veramente non lo so. Quindi ho messo nero, bronze, blu e adesso verde sempre. 15-02 super 2 verdi e 11-0 e arrivo già in mezzo. Adesso devo fare solo la stessa cosa ma in ordine inversa. Blu, bronze, nero. Quindi adesso 15-02 blu, cobalt infatti. 2 secondi, ok, 15-0, guardate, 15-0, 2 super 2, 15-0, entro nella prossima. Praticamente faccio come allo specchio, adesso è bronze, 15-0, 2 bronze e un altro 15-0. Verificate sempre se esiste il buco, il foro, perché poi sarà difficile, dovete dare tutto indietro per sfortuna. Poi un'altra volta 15 0 2 nere, e un altro 15 0, vedete, entro nella prima. Vedete? Poi entro sotto nella delica di giù e entro. Quindi esco non nella prima 11-0, scusate, libera, metto un'altra 11-0, entro nella prossima. Tiro bene il filo, entro sotto della delica. Quindi questa lo salto. Poi entro nella prossima 11-0, metto sul lago un altro 11-0, entro nella prossima. Entro sotto e adesso sono a mezzo. Metterò due 11-0 consecutive senza entrare qui sotto. Quindi 1, 2 e adesso 2, 11, 0, una dopo l'altra. Una, entro nella prossima. Ancora un'altra, entro nella prossima. E appena adesso entro nella delica di giù. Quindi metto anche due qui, dopo che ho finito quella di mezzo, entro in quella di sotto, metto un'altra. E poi entro nella delica di sotto, entro anche, non lo so come mi succede, entro anche nella 11-0-15-0 e poi salto qui nella parte superiore di questa Super 2. Metto solo una Super 2 di questo colore, nel mio caso nero AB, tiro bene il filo e poi metto una perlina di 3 mm, e due perline super 2 bronze.
una perlina 11.0 entro nella prima cobalt. Due perline super 2 cobalt entro nella seconda perlina cobalt. Un'altra perlina 11.0 entro nella prima verde e metto due verdi. Adesso praticamente metto la stessa colore quale c'ho già e fra di loro una perlina 11.0, tranne all'ultimo. Quindi da questa bronza, questa nera, metto una perlina di 3 mm e qua solo uno per fare esattamente come all'inizio, allo specchio praticamente. Praticamente ho fatto come ho iniziato. Adesso esco da questa parte inferiore della mia Super 2 e entro nella Super 2 tutto quanto indietro, anche nella perlina, io giro per essere più facile, anche nella perlina di 3 mm e nella prima Super 2 nella parte superiore e poi salto alla prossima fila qua in alto. Vedete? Piano piano, tirate bene il filo perché poi rimarrà un po' brutino. Io di qui lo tiro per bene e poi qui. Poi metto una perlina Super 2 bronze, entro nella prossima. Una perlina di 3 mm, 2 secondi. Entro nella cobalt, metto due cobalt, una, due, verifico se sono entrambi fuori, entro nella seconda cobalt, poi una perlina di 11.0, entro nella verde, piano piano. Metto due verdi, verifico i fori sempre di esserci perché poi è difficile lavorare senza foro, poi dovete dare indietro per toglierle. Un'altra 11.0, entro nella cobalt, due cobalt. Vediamo, sì. Hanno il foro, una perlina di 3 mm, non sto, una perlina di 3 mm esattamente come qui e una bronze di Super 2. Qua alla fine esco da questa perlina Super 2 bronze, entro in questa bronze in tutte e due e nella perlina di 3 mm praticamente torno indietro come l'altra volta, perlina di 3 mm e questa super 2 prima cobalt e poi entro nella parte superiore. Metto solo una cobalt, una perlina di 3 mm, secondi, che non lo so perché non vuole entrare. Vedete? Due super 2 verdi. Vi raccomando, sempre i fori aperti perché poi dovete dare indietro un'altra perlina di 3 mm.
entro in prima cobalt, vedete, una cobalt, tiro bene il filo, attenzione ai fili perché non lo so, mi esce così subito subito, solo che adesso non riesco davanti alla telecamera. Entro, salto praticamente, questa è dove sono uscita, entro nelle due super 2, 3 mm, la super 2 verde, questa di sotto, e poi salto a questa di sopra e metto una super 2 verde. Praticamente il mio raggio di luna l'ho finito, solo che rientro più volte nelle mie perline per dare un po' di stabilità, taglio i fili in eccesso e praticamente il mio lavoro è pronto. Se volete fare tutto un colore, quindi non dovete utilizzare solo un colore, praticamente la lavorazione è la stessa. Spero che vi sia piaciuto, un bacione grosso grosso, ci vediamo al prossimo video tutorial.